Amici del basket, buonasera, più cordiali saluti, vi giungono in diretta dal Palasport Extra Mario D'Agata in Arezzo, dove tra qualche istante pallone a due scodellato dalla signora Costa Raffaella di Livorno scenderanno in campo la Folgore Fucecchio Firenze in canonica maglia verde, bianco-verde contro la formazione di casa, la Mesba Amaranto, bianco-amaranto, torna il pallone al di là del, sembra del, perde il pallone, sguscia il pallone al numero 8. Scusate il ritardo, ma c'è stato un contrattempo dal punto di vista organizzativo e quindi si va direttamente in questo istante in diretta, sguscia sotto il reverse di, ma abbiamo messo giù per il braccio il numero 20, Venditti commette fallo sul portatore di palla. Dicevamo turno particolarmente interessante questo dodicesimo, che vede il Silver della Serie C, Silver che vede rimessa in gioco dal fondo campo, pensavamo ad un doppio contro la Mesba. Va Capitan Claudio Castelli da tre, il nostro grande eroe è ritornato dopo un infortunio che l'ha tenuto lontano dal campo di gioco per oltre un mese. A rimbalzo ancora il numero 20, reverse, la mette dentro Venditti. Dicevamo contro la Folgore Fucecchio in, non va, ha chiesto troppo lo zar lituano, va in attacco il numero 1 Falchi, lungo il periodo ancora Falchi, ma canestro, 4-3. Dicevamo ultimo turno ufficiale del 2018 contro la Folgore, una squadra lanciata ai piani alti da classifica generale, va fino in fondo Giulio Bianchi, la mette dentro Giulio Bianchi, partita elettrizzante, vediamo velocissimo l'andamento di questo turno, questo dodicesimo turno. Dicevamo la formazione ospite, i fiorentini del Fucecchio vengono da tre vittorie consecutive senza soluzione di continuità, non va, rimbalzo alla meglio Giulio Bianchi, alla meglio sul numero 20 Venditti. Dicevamo hanno vinto contro Costone Siena, contro la Ponte, a Pontedera e contro il Carrara, e questa volta la mette dentro lo zar lituano, 8-4, impressionante precisione, sicuramente la panchina attonita osserva 10 occhi puntati sullo zar, sul numero 9 Ostro, e si rifà il numero 6 Berni. Ma vediamo la lista consegnata a due arbitri, la signora Costa Raffaella, primo arbitro di Livorno, coadiuvata da Frosolini Irene di Grosseto, osservatore di Italiano Battista di Firenze, al segnapunti Camilla Benassai, cronoman Vera Baracchi, ancora da tre Matteo Cutini, questa volta da tre, la mette dentro lui che da tre ha provato da diversi giorni, da diversi turni, Matteo Cutini, il ciclone aretino, ha provato e riprovato e ce la fa, con tre triple si è svegliata la nostra formazione, Cutini, Kirlisse, Laurinas, lo zar lituano e Castelli, il capitano di lungo corso, hanno messo tre triple che spaventano gli avversari, seguono con sei punti Falchi e Venditti, realizzatori. Dicevamo una partita importante, partita spartiacque, il Fucecchio è una, dopo aver conquistato tre successi consecutivi, è la formazione papabile per la piazza, per la prima piazza, con un roster di tutto rispetto. Il cambio di coach Peppe D'Elia, cui va il nostro più cordiale saluto e sentiti ringraziamenti per quanto ci ha fatto vedere lo scorso anno con il passaggio ai playoff e poi ci ha fatto vedere quest'anno con la Coppa Toscana, la fase finale della Coppa Toscana, ci ha inseriti con questa formazione, ma chiaramente ci voleva la scossa è venuta nell'ultimo turno a Brusa Livorno, 92-70 con 36 punti di ecco Matteo Cutini, ma è stato Giulio Bianchi e va, vediamo l'intervento, due punti, è il secondo arbitro Irene Frosolini di Grosseto che assegna Giulio Bianchi, ma è stato Matteo Cutini l'artefice, ha strappato il pallone all'avversario, poi l'ha passato orizzontalmente a Giulio Bianchi, si è portato sotto il canestro, è stato irregolarmente attaccato,
e sono due liberi, Matteo Cutini e Giulio Bianchi, scusate. Giulio Bianchi non è nuovo a queste imprese, la sua perfezione balistica nei tiri è già rinomata, già perfezionata. Tondo il pallone, va a girare tranquillamente Dolti. Scusate. Giulio Bianchi con questa realizzazione fa 13-6. Un vantaggio che comincia a essere enorme ancora. Vantaggio, Matteo va, finta il passaggio e poi va fino in fondo, va, entra Raul Giommetti, sguscia sotto al numero 20 e poi va a servire Giulio. Giulio finta, si porta nella zona pitturata, ancora cerca la lunga di blocco in attacco del numero 40, Raul Giommetti perde il pallone, contrastato e va sulla sirena, termina il possesso degli aretini, va sotto, ottimo questo servizio ma non viene sfruttato a dovere dal numero 4 Mazzoni. Le liste consegnate sono entrate in campo nel primo tempo, 1-4 Falchi, Mazzoni, Berni, Gazzarrini e Venditti per la formazione di casa, 8 Matteo Cutini, 9 Kirlis, Laurinas, 40 Giommetti. Bravo Giommetti, vediamo, è cascato Giulio Bianchi e Raul Castelli, numero 34. Giulio Bianchi, e ora tocca al dottore fisioterapista Simone Marracini. Dicevamo, la lista consegnata al duo arbitrale composta da Baracchi, Dolti numero 5, Cutini 8, 9 Kirlis, 10 Gramaccia, ottimo Nolucche di Claudio Castelli, al secondo tentativo non va, rimbalzo, no Luca ancora per Raul Giommetti, viene anticipato da Masotti. Masotti allarga sulla corsia di sinistra, va a Mazzoni, Mazzoni ancora al centro, a Venditti, da il numero 6, Berni realizza la serata delle triple, 13-9. In attacco Matteo Cutini in veste di play, da Kirlis, Kirlis, Lozara, finta e poi va nella zona pitturata, strattonato ai limiti della regolarità dal difensore di fascia, al numero 8 Gazzarini, cerca il numero 6 Berni, va, perde il pallone con il fianco, è stato il primo arbitro Costa Raffaela, ha ravvisato una irregolarità nei confronti dello Zara. 13-9, primo time out tecnico chiesto da coach Aprea Marco, coadiuvato da Stefano Fagioli. Partenza a razzo dei nostri ragazzi con ben 4 triple realizzate. Ma vediamo le liste consegnate al due direttori di gara, Costa Raffaella di Livorno e Irene Frosolini di Grosseto, 3 Baracchi, 5 Dolfi, 8 Cutini, 9 Kirlis, 10 Gramaccia, 11 Fascetto, 18 Bianchi, Giulio, 20 Calzini, Stefano, 34 Castelli, 40 Giommetti, 55 Carlo Provenza, Mirko Pasquinuzzi, coach che ha rilevato Giuseppe D'Elia, Stefano Liberto, secondo Federico Fracassi, terzo in panchina, fisioterapista dottor Simone Marracini, ha detto agli arbitri Carotti, Ruggero Carotti, per la Folgore 1 Falchi, 4 Mazzoni, 6 Berni, 8 Gazzarrini, 10 Masotti, 13 Cianetti, 14 Vannini, 16 Strozzalupi, 20 Venditti, 25 Pertici, 36 Pierozzi, Marco Aprea e coach, assistente, primo assistente Stefano Fagioli, dicevamo osservatore di turno Vitali Battista. Mentre si va per la rimessa in gioco, è il numero 6 a gestire il pallone, Berni cerca il compagno, sguscia in mezzo a tre avversari, arresto e tiro, penetrazione imponente di questo numero 6 che comincia a preoccupare. 13-11, ha recuperato il gap e la formazione in maglia verde del Fucecchio, è Lorenzo Dolfi che è entrato, ottimo, impennata tortuosa ma realizzata la questa magica, questa magica, Raul Giommetti con il numero 20, vediamo Venditti con Giommetti,
e Giometti che è stato sanzionato, ancora in bonus due formazioni, due falli di squadra per la nostra formazione, esce Giometti, subentra Samuele Gramaccia. Siamo 15-11 e il numero 1 Falchi da lunga distanza, a rimbalzo e ne è entrato il numero 9 sa Kirlisse, Laurinas, Matteo Cutini, palleggio alto, si gira molto bene, non trova il pallone ma trova il canestro, no, alza il numero 4 Mazzoni, va sulla corsia di sinistra, Berni in fase realizzativa, in fase di costruzione, dai vai, cerca ancora il pallone, il numero 4 Mazzoni, forse qualche infrazione, questa volta cerca, vediamo ancora, è la secondo arbitro, è stata sanzionata questa irregolare entrata di Samuele Gramaccia nei confronti del diretto avversario e va Mazzoni con una fasciatura vistosissima al braccio destro. Finta il play, Carlino Provenzal, Matteo Cutini, arresto, penetrazione, vediamo com'è, è stato toccato duro, il piede il numero 20, non ravvisato da due arbitri, e velocissime le azioni, vediamo come stenta a correre il primo arbitro, Costa Raffaella, più veloce e rapida Irene Frosolini, va col sinistro questo reverse, il numero 20 Venditti va a realizzare 15-13, sempre cerca la bomba Kirlisse con una naturalezza disarmante, Kirlisse 18-13, vediamo come lo sfondamento del numero 8 Gazzarrini è stato visto velocemente e con grande correttezza dal secondo arbitro Irene Frosolini, ha ravvisato questa irregolarità di Venditti e che esce prontamente con Marco Aprea che si dispera nei confronti di questo, ha rischiato il nostro Laurinas Kirlis, lo zar di Lituania, va in orizzontale Gramaccia, a lui 36 punti realizzati nello scorso turno a Livorno contro espugnando la Brusa, vediamo, perde il pallone, forse irregolare, vediamo, torna al di là della, è solo la mette dentro la 3 il numero 8 Gazzarrini. Si dispera, auguriamoci che non perda le staffe il nostro zar. Abbiamo visto come in precedenza gli è stato carpito il pallone, forse non eccessivamente in maniera regolare e ortodossa, anche in questa circostanza è stato ravvisato dal primo arbitro, la signora Costa Raffaela, lo zar. Sicurezza astronomica, vediamo con che tranquillità va alla lunetta a cercare di trasformare queste due, non va la seconda Kirlisse, ci ha abituato a realizzazioni più perfette, comunque ancora dobbiamo due minuti al termine, si gira molto bene, non difende la zona debole e manda Vannini a canestro, questa volta ha lasciato ben attacco la formazione aretina, transizione, alza la parabola lunga Samuele, non ce la fa a giungere il pallone, dicevamo 12 punti la formazione di casa, 6 vittorie, 5 sconfitte, 831 punti fatti, 768 subiti, quinta in classifica generale, 2 punti avanti a noi, 14 punti, Fucetto, 7 vittorie, 4 sconfitte, 787, quindi vediamo ancora, marcato male il numero 14 che si appoggia sulle spalle di Matteo Cutini, questa volta non va, il suo fendente, torna in campo, Matteo Cutini va sulla corsia di sinistra,
Lungo il tragitto ancora Dolfi. Dolfi cerca la bomba, non lo ottiene. A rimbalzo in due sul pallone. Si riparte. Passa la metà campo la formazione della Folgore. Fucecchio cerca la realizzazione e ce la fa Falchi da 3. 19 è in vantaggio, 21-19 la formazione. E va da 3, da 3. Gramaccia Samuele, cosa che non ha, torna subito in vantaggio la formazione aretina, 22-21, è in attacco a zona la difesa aretina, va sotto il pallone, porta nella zona pitturata, si gira, non va, a rimbalzo in mezzo, va Olpi Lorenzo, va dietro a Giulio Bianchi, due valdanesi, 19 secondi al termine, 22-21, Carlino Provenza da Matteo Cutini, Matteo Cutini gira, fa girare il pallone, deve utilizzare i 12 secondi a disposizione, Dolfi finta e poi cerca la bomba che non arriva, a rimbalzo, 6 secondi, ha sprecato Dolfi l'opportunità, cerca e non va, sulla sirena si infrange la speranza del numero 6 che comunque con una tripla e una doppia ha portato 5 punti alla sua squadra, 22-21, vanno al riposo le due formazioni. Ancora tornano in campo in questo istante le due formazioni, la Folgore Fucecchio contro la Amensba Arezzo al Palasport Estra, Mario D'Agata in questo turno infuocato, esame di maturità per i nostri ragazzi, arresto e tiro, va a rimbalzo Giulio Bianchi ma non trova la sfera, in attacco è il numero 16 Strozzalupi. Perde il pallone, poi recupera molto bene il numero 8 Gazzardini, toccato, va Raul Giommetti da Carlino, anticipa a lungo numero 14 Vannini, Carlino Provenza finta e poi va, cerca, si gira in mezzo a due, da a Raul Giommetti, Raul Giommetti stoppato ancora Carlino Provenza, tira tutta la difesa per Ramo, va Carlino Provenza, Carlino Pro, la serata del 3, la serata del 3, finire l'anno in bellezza poi fino al 13 di gennaio, praticamente l'ultimo turno del girone d'andata contro il Colle, Colle Valdelsa è una nelle prime posizioni praticamente con 16 punti unitamente, non va a rimbalzo alla meglio, vediamo, cerca, e ruba il pallone questa volta a Giulio Bianchi, va dalla lunga distanza al numero 16 Strozzalupi, va dietro 8 Gazzardini, non va a rimbalzo alla meglio Giulio Bianchi, cerca di smanacciare il pallone il numero 16 Strozzalupi, ancora Carlino ha chiesto troppo, ha forzato il tiro Carlino Provenza, 25-21. Va in attacco Vannini, vediamo se ostacolano, cerca dalla lunga distanza e va, la mette dentro l'ultimo Gazzardini da 3, 25-24, in attacco, palleggio alto, a zona la difesa della formazione, vediamo, numero 4 commette fallo, sta per tirare Samuele Gramaccia, è stato ostacolato irregolarmente, l'ACE, due tiri liberi questa volta sanzionati dal secondo arbitro Irene Frosolini di Grosseto al giovanissimo atleta Samuele Gramaccia, il nostro grande atleta poco più che diciottenne, ha rinunciato a blasonate formazioni, a blasonate formazioni pur di rimanere qui ad Arezzo, ha trovato un ambiente che lo ricambia con entusiasmo e con passione in questa disciplina sportiva. Bah! Grandioso, rotazione perfetta del polso. Vediamo Gramaccia, realizza da fermo il primo punto, la prima trasformazione. Secondo tentativo, non è perfetto e va 50% di realizzazione, ma è stato Bianchi Giulio che ha portato
con il 100%, ha alzato la media. 26-24 per i nostri colori. Si va in attacco. Vediamo, non ci arriva. Non ci arriva giù. Bravo Giommetti. È il numero 14, Evannini finalizza il suo punto. Vediamo da Fucecchio, numeroso pubblico, che cerca di, con molta correttezza peraltro, cerca di incitare i propri colori. No, eccolo, non va questa volta, troppo forte, non deve assolutamente fermarsi Kirlis Laurinas. Ancora sfondamento il numero 4, sfondamento in attacco. Scorrettezze sia il numero 4 che in precedenza, ci sembra Venditti. Infatti Venditti ritorna al posto dopo essere stato sostituito in precedenza nel primo parziale. Kirlis si libera molto bene. Matteo Cutini, palleggio alto, transizione, supera la metà campo, finta e poi va fino in fondo, da mette, bravo Giommetti, ma è Matteo Cutini l'artefice, il nostro ciclone amaranto, Matteo Cutini, un nome, una garanzia, una passione veramente innata in questo, chi sbaglia, Matteo Cutini, abbracciato letteralmente l'avversario, 28-26 ed è rimessa laterale per il numero 16 Strozzalupi, lascia a Venditti, sottomano per il numero 16, questa volta è Claudio Castelli, commette fallo. Chiaramente il rientro di Claudio Castelli è stato un sorso di si è liberato il numero 8, si è liberato senza copertura, senza guardia, ed ora si riparte, 28 pari, parità. Vediamo un 4 su Kirlis, libera il numero 36 Pierozzi non ce la fa. Pierozzi ancora tentativo, e davanti al proprio pubblico sembra che sia letteralmente ecco, ruba il pallone, vediamo, ruba il pallone, no, è il numero 4. È il numero 36, giusto, sì, che gli ha tolto il pallone regolarmente. Giusto, giusto. Pensava di essere stato sanzionato, ma è stato il numero 36, Pierozzi, che si è visto togliere il pallone e ha reagito in maniera scorretta. Quindi si riparte con questa rimessa in gioco di Claudio Castelli nella linea laterale destra, ma lascia al metronomo eccezionale, perde il pallone. Giulio Bianchi lascia Claudio Castelli a uomo questa marcatura, vediamo come Laurinas si è braccato, sotto mano, un servizio, no, peccato, vediamo la gomitata del numero 20, il signor Venditti ha dato una bella gomitata, no, è inutile che Mimi ha dato una gomitata col sinistro in maniera abbastanza violenta. Abbiamo visto anche noi da 50 metri di distanza. Si riparte, 28 pari, perfetto equilibrio. Vediamo come Kirlis Laurinas si è marcato. Vediamo il numero, questa volta il numero 4, Mazzoni. Bravo, Giommetti. La lunga distanza lo tradisce, lo penalizza. Ha bisogno, ottimo questo bel tocco, ma non per la da ottimo servizio per Claudio Castelli, si va a piazzare Matteo Cutini, avanza, è solo Raul Giommetti, va, cerca, vediamo Laurinas, Kirlis, vediamo com'è braccato dagli avversari, va Giulio Bianchi,
il metronomo eccezionale Matteo Cutini, ciclone, arresto e tiro, va! Matteo Cutini! 30-28, partita bellissima, punto a punto, le due formazioni cercano di superarsi vicendevolmente. È un bello spettacolo che qui vediamo al Palasport Est, Mario D'Oca d'Arezzo, si gira, va dentro, si gira molto bene Vannini, va a realizzare poi il tiro per la trasformazione. Laurina si sente braccato. Uno fisso sui suoi piedi e poi gli altri a seguire quando entra in possesso di palla. È il secondo arbitro Irene Frosolini che consegna il pallone a Vannini. Con i suoi tentacoli vediamo il lungo fiorentino, va, la mette dentro anche il tiro aggiuntivo. 30-31 in vantaggio questa volta è la formazione ospite. Carlino Provenza, blocco in attacco di Raul Giommetti. Carlino Provenza va a servire di Franatola, non va, peccato Raul Giommetti, peccato, circunnavigazione, vediamo, va a cercare il numero 16 Strazzapet, la mette dentro Vannini con i suoi tentacoli, il lungo della formazione ospite. 33-3, vediamo Laurinas, è il numero 4 Mazzoni. Matteo Cutini, finta, si libera, perde, riceve, perde il pallone, il numero 16 in comprensione, Trozza Lupi con il numero 1 Falchi che si è messo sulle orme di Kirlis, momento leggermente opaco dei nostri ragazzi. 30-33, nulla di compromesso, ma non devono assolutamente cedere minimamente, abbassare la guardia, perché il Fucecchio è una formazione che viene da 3 vittorie consecutive, quindi è un organico, un roster eccezionale, una Prea che al secondo anno ha già dato i suoi frutti e cercherà di continuare qui, ma noi non possiamo regalare, è la partita praticamente della riscossa dopo la vittoria 92-70 dell'ultimo turno a Livorno contro il Brusa, la partita spartiacque. Raggiungere la formazione fiorentina a 14 punti oppure andare a 4 lunghezze e perdere la scia del playoff, anche se siamo ad un turno dalla fine del campionato, davanti al proprio pubblico deve lasciare la formazione aretina un buon ricordo, un ricordo di sport, un ricordo di un sapore di vittoria che manca qui nel proprio parquet dopo la sconfitta di Carrara. Vediamo, Raul Giommetti si è attardato, forse sanguinante dal labbro, vediamo, grande movimento, arresto e tiro del numero 1, realizza Falchi in abitamento. Raul Giommetti, vediamo come sia, non ci arriva Falchi, ma vediamo come abbia marcato in maniera asfissiante il nostro, vediamo anche in fase difensiva come lo segue, c'è blocco in attacco, si gira bene Matteo Cutini ma non trova il canestro con il mancino, insomma la sua mano. 30-35 ed ora un altro possesso per la formazione. Non va Falchi, ha chiesto troppo ai propri mezzi.
no, ancora Gramaccia, Samuele Gramaccia. E vediamo. È stato sanzionato Kirlis Laurinas. Kirlis Laurinas è stato sanzionato. Strozza Lupi. E tiro aggiuntivo. 3. Strozza Lupi. Vediamo come chiaramente hanno già fatto innervosire Kirlis. In mezzo a due face. Vediamo. E va. Falchi, Falchi supera, momento di sbandamento. Kirlis questa volta non c'è niente. Vediamo come abbia servito la. Vediamo, vediamo! È il numero 20! È sempre lui! È Venditti! È Venditti! E questa volta ha restituito. Tiro aggiuntivo Dolfi. Ed ora è il numero 20, ancora la seconda volta è stato sanzionato con questo antisportivo. Tiro aggiuntivo per Dolfi dopo la realizzazione. Bello scambio sotto canestro. Partita vincente, diciamo 38 a 32. Non va il tentativo di Dolfi. Vediamo come il numero, vediamo come il numero 13. No. Va in attacco. Scivola. Intervento arbitrale. Hanno ravvisato. La partita si riscalda, 32 a 38 più 6 per la formazione ospite. Va il primo di Falchi. Va il secondo. Abbiamo visto, vediamo il numero 1 che spallate dia a Laurinas. Osservate il numero 1. Osservate attentamente il numero 1, segue con. Chiaramente hanno visto che il fenomeno è lui. E va, Rao Giommetti deve far valere la sua fisicità, visto che gli altri lo fanno in maniera non sempre ortodossa. 40-34. Secondi al termine, a rimbalzo, alla meglio la difesa aretina. Kirlis, vediamo lo spinto di dietro. Kirlis ancora! Kirlis! Abbiamo visto Kirlis quando lo lasciano andare, chiaramente. Kirlis. È il numero 1, il numero 20 che la stanno mettendo sulla. Non sulla rissa assolutamente, ma sulla. Sulla aggressività, chiede Aprea, Marco Aprea, chiarimenti ai due arbitri. Il secondo arbitro Frosolini, Irene Frosolini, che consegna il pallone a, va a lamentarsi, il numero 14 Vannini.
una partita maschia, aggressiva ma non cattiva. Qualche gomitata c'è stata, non da parte dei nostri giocatori, quindi lascia voi immaginare. Va con serenità, è uno spettacolo vedere questo atleta. 40 secondi al termine, lo fa riposare coach Mirko Pasquinuzzi, che osserva Carlino Provenza. Carlino Provenza va da Berni, vediamo il 2.5 a 2, l'hanno buttato per terra il nostro, finta, vediamo il schiaffo, assolutamente. Vediamo. Vediamo il primo arbitro, Costa Raffaela. È stata raggiunta da invettive. Chiaramente abbiamo visto con quanta foga si avventano sul nostro atleta, sul nostro gioiellino, su Kirlis Laurinas, non gli danno spazio, e quando si è liberato ha sempre realizzato punti pesanti. E abbiamo visto con quanta aggressività si portano sugli atleti. Edolfi riprende correttamente la sua postazione, non abbiamo nessun aggressore, tutti i ragazzi che giocano per il divertimento di giocare. Va il primo e l'unico di Strozzalupi, ed ora rimessa in gioco, assegnata erroneamente, e lo possiamo dire, alla formazione della Folgore Fucecchia. Perde il pallone, 16 secondi, è la panchina che deve guidare. Carlino, vediamo, ha commesso fallo Berni su Carlino Provenza. Provenza e Carlino, c'è una tripla, vediamo se saprà fare altrettanto. Nel passato ci ha fatto vivere momenti magnifici, magici in gioventù questo atleta, non attualmente. Si dispera, Dotti va a congratularsi, più che a congratularsi a cercare di stimolarlo. Carlino Provenza, secondo tentativo, va, realizza, 5 secondi al termine, non deve sbagliare, e non trova neanche il canestro. Il numero 16, Strozzalupi, ha strozzato il pallone sul fuori della retina, ma trova l'uscita per andare a prendere un tè caldo negli spogliatoi. Una partita veemente, una partita importante, una partita, dicevamo, che dovrà assolutamente essere conquistata dai nostri ragazzi. Tutto pronto qui al Palasport Estra Mario Raga di Arezzo per questo secondo avvincente tempo lungo. Amen Spa, Folgore Fucecchio Firenze, 39-38-41 vantaggio per gli ospiti in maglia verde, che spingono da destra a sinistra nei vostri teleschermi. Si va in attacco alla formazione, Raul Giommetti va, cerca di arginare le lunghe breve del numero 14 Vannini, che si lamenta, lui che ha subito praticamente una spinta, e invece Kirlis Laurinas, lo zar russo, vediamo come si è toccato anche in questo istante dal numero 8, ma è il numero 1 che si attacca, vediamo ora il numero 8 che lo marca da vicino, vediamo come. Raul Giommetti non ce la fa a pianare il pallone, cerca, va a dare al numero 1, il numero 1, vita facile per il numero 6, Berni, lungo, vediamo come Matteo Cutini sia stato messo giù dal numero 14, Vannini, va in doppia cifra, vediamo la realizzazione per i nostri ragazzi. Kirlis, nonostante sia stato marcato a uomo praticamente fin dall'inizio, le sue realizzazioni, Raul Giommetti
Raul Giommetti è il secondo tentativo, questo qui all'inizio della ripresa, che pecca in lucidità, pecca in prontezza dei riflessi. Auguriamoci che possa recuperare la penalità. Cerca lo sport, il pubblico aretino. 38-43. Matteo Cutini tocca, Raul Giommetti, va Raul Castelli, inebriato dal pubblico aretino. Raul Castelli, no look per Raul Giommetti, messo giù, vediamo come. Ferme le immobili le due signore, assolutamente non va bene così. Prima su Matteo Cutini ed ora su Claudio Castelli. Non va bene, non va bene così. Se la violenza per loro deve essere, non va, rimbalzo Matteo Cutini. Vediamo che stavolta la signora Costa Raffaela ferma il gioco, deve riprendere Matteo Cutini, va a cercare di ammanzire la Frosolini Irene di Grosseto. Devono essere tranquille le signore arbitre, che gli atleti stanno comportandosi in maniera oltremodo corretta. Vediamo, è l'unico che non si comporta in maniera corretta, è contro il nostro chi marca il nostro atleta, Kirlisse. Hanno visto che il personaggio ancora una volta cerca, vediamo con quanta animosità questo signor numero 8, sì, Gazzarrini, ha fatto proprio una gazzarra per terra, pallone conteso, e Gazzarrini ha reagito in maniera veemente. C'è stato la capacità, l'altruismo di Claudio Castelli, ha capito che la situazione si sarebbe inasprita, e Gazzarrini, e vediamo che la situazione, ma abbiamo visto come sul nostro Kirlis venga adottato sistematicamente una marcatura non a uomo, ma una marcatura speciale a gazzarra. Peccato, invece di valorizzare il merito, di valorizzare se c'è una persona, se è un campione, deve essere fatto giocare da campione, non deve essere messo in condizione di eccitarlo, di esacerbarlo e poi costringerlo al fallo. Non deve cadere nel trabocchetto, non deve reagire minimamente, non deve cadere in trabocchetti il nostro grande Kirlisse. Si è dimostrato l'unico in doppia cifra al termine del primo tempo lungo. Raul Giommetti, Raul, dai, vai per Claudio Castelli. Claudio Castelli, abbiamo visto la sua esperienza, la sua capacità, vediamo sotto braccio, Raul Giommetti coprila e poi va, cerca di dare, va stoppato dal numero 4 Mazzoni. Le cose belle garbano a tutti, le cose belle quando sono belle sono fatte bene. Vediamo, non va, termina il possesso, sarà 40-43. Agonismo esasperato in questo turno, passa transizione per la formazione in maglia verde del Fucecchio. Cerca il numero 14 Vannini. Vediamo cosa ha visto. Secondo arbitro Irene Frosolini. Falli di squadra, il primo fallo dopo 2 minuti e 47 secondi. Non va a rimbalzo, ancora il numero 8, va a girare il pallone, il numero 6 perde e poi ritrova, il numero 1, Raul Giommetti. Si lamenta Raul Giommetti. Rimessa dal fondo, è possesso, non sono due tiri liberi, 40-43. Cambiamo di nuovo idea, due tiri liberi per Vannini. Non va il primo. Va il secondo. Possesso per la formazione aretina.
Raul Giommetti riceve da Claudio Castelli. Kirlis, dai vai, vediamo come questo numero 8 in mezzo a due abbia smanacciato a destra la manca. Non abbiamo noi la cattiveria, non c'è niente da fare, non c'è. Avevamo un atleta che ha militato in Serie A. E questa la risposta che deve dare Arezzo Sportiva. Quarantatré a quarantaquattro, cerca, la mette dentro anche il numero 8 Gazzarrini, reo di avere. Vediamo come Kirlis per la maglietta, osserviamo Kirlis preso da Gazzarrini per la maglietta. Noi seguiamo, non ci interessa il gioco, vediamo, va andato a sbattere contro, vediamo quanto si libera la pericolosità di questo atleta formidabile, cui è stato trovato la contromisura di bloccarlo, di commettere falli e di costringerlo alla reazione. Va numero 14, si aiuta, cerca dalla lunga distanza, la mette dentro, si prende gioco il numero 1. Si libera molto bene Giulio Bianchi. Matteo Cutini va nella zona pitturata, commette fallo, il primo arbitro la signora Costa Raffaela assegna a Matteo Cutini due tiri liberi. 43-49, 6 punti di vantaggio per la formazione ospite, mentre escono in due, esce Giulio e Claudio Castelli, entra Lorenzo Dolfi e Carlino Provenza. 4 punti ciascuno i due atleti. Matteo Cutini contro il canestro. Va con precisione balistica eccelsa, Matteo realizza il primo. Va anche il secondo. Accorcia il gap. 49-44. Dolfi sulle orme di Vannini, la bomba che non arriva. Vediamo il numero 1 su Kirlis. Ha toccato Kirlis, saluta Carlino Provenza. Rimessa in gioco di Mazzoni. 45-49 più 4 per la formazione ospite, rotazione ancora, esce il numero 8 e gli subentra il numero 14, ci sembra Vannini. Rimane dentro Gazzarroni. Gazzarrini per Strozzalupi. Chiama gli schemi, Strozzalupi, supera la metà campo, Kirlis cerca di rubargli il pallone, lunga distanza, Mazzoni, Falchi, lotta fra i giganti, perde il pallone, vediamo la gomitata del numero 14, vediamo il gioco di gomiti come svolga, vediamo ancora. A questo punto cominciamo a credere che l'allenamento sul gomito è un dai vai, finta, in precario equilibrio, bravo Giommetti, va, vediamo. Era già fuori,
il nostro Lorenzo Dolfi ha voluto dare la rimessa, è stato toccato quando era fuori il pallone, quindi è stressato Kirlis, lascia il posto per evitare una reazione sconnessa. 49-45, è il mancino Berni, va in linea orizzontale, va a strozza Lupi, scorsia di destra, finta, il velocissimo Berni, arresto e tiro lungo. È Berni questa volta che la mette dentro con un tiro aggiuntivo. Un tiro sembrava molto lungo, ma la rotazione che ha dato al pallone è stata tale che dovrà bene fa coach Mirko Pasquinuzzi alla prima presenza qui davanti al proprio pubblico amico, dopo aver conquistato due punti nell'ultimo turno di campionato, andando a vincere a Livorno espugnando il terreno del Brusa. Deve assolutamente cercare di recuperare il gap qui contro un avversario forte, lo si è visto, forte sia tecnicamente ma dal punto di vista fisico forse un po' troppo, eccessivamente forzato, eccessivamente scontroso, non sempre nelle norme, nei dettami della regolarità. Comunque ci sono due arbitri apposta a giudicare, tante comitate abbiamo visto. Una squadra veloce, velocissima, sicuramente pensavamo che dopo i primi due tempi giocati ad un ritmo eccezionale, eccellente, ci fosse stata un rilassamento della formazione maglia verde, ma ancora e alla lunetta Berni, va, la mette dentro Berni, lungo linea Samuele, si va per linee esterne, Dolfi, blocco in attacco, penetrazione, torna indietro Samuele, Gramaccia, Carlino Provenza, blocco in attacco di Samuele, ancora Carlino Provenza, Matteo Putini non trova, va fuori, rimette in gioco il pallone, strozza Lupi, cerca Eberni. 7 punti di vantaggio, è troppo il vantaggio che la formazione in maglia verde. E questa volta la frecciuta Irene Frosolini ci consegna un fallo del numero 14 sul portatore di palla, ha protetto con il braccio e il suo fisico dal ritorno del nostro terra. Vediamo quanti falli ha subito questo Kirlis quando si avvicina al canestro. Ha tirato soltanto da lontano, in quanto basta che entri nella zona pitturata e c'ha ancora un antisportivo. Kirlis non va, sconsolato Kirlis, forse un po' più di concentrazione, e va questa volta 2 e possesso per i nostri ragazzi. 14 top square dell'incontro, Matteo Putini, va Kirlis, vediamo, nonostante tutto va, è il numero uno che Falchi, visto dal Irene Frosolini, manda ancora Matteo Putini, 3-13 al termine, 46-52, 6 punti da recuperare. Vediamo, comincia a flosciarsi la potenza sulle braccia dei nostri ragazzi, Matteo Putini.
questa volta va con un po' di fatica, ancora un po' corto, ma in attacco. Possesso per la formazione maglia verde, super... vediamo la spinta, questa è da espulsione, il numero 16 strozza Lupi ed è espulsione questo signore. Abbiamo visto come la tecnica di tutti i verdi sia questa della gomitata, è inutile che alzi il braccio quando ha commesso il fallo, voleva che non fischiasse e ora alza il braccio, fa la vittima, peccato, peccato. Non... riprendiamo la calma, la rassegnazione contro la forza, la ragione non vale, 47-52, si riparte. Adolfi per Kirlissi, si beve l'avversario e la... ah, peccato, con il palmo della mano delicatamente la depositata a canestro, è stata respinta dalla retina, liberissimo il numero 16, non Lucca. E la deposita dentro, si è infortunato e Cianetti che ha messo, si è infortunato il numero 4 Mazzoni e presumibilmente la giustizia sportiva, che peccato, ci dispiace per questo atleta che... E vediamo lo sportivissimo pubblico aretino di fronte a queste cose, chiaramente. Ma a dire che sono stati fermi con i gomiti i nostri amici fiorentini è detta grossa veramente. 54-47. Abbiamo visto come la marcatura su Kirlis sia veramente ossessiva. Carlino Provenza, auguriamoci che tiri fuori dal suo magico cilindro Carlino Provenza, come ci ha fatto nel passato. Blocco in attacco di Matteo Cutini, Carlino Provenza da Matteo Cutini, cerca l'azzurro e poi vediamo sotto, messo giù, contestazione. È la Costa Raffaella che ha segnato al 16, al numero 16, il pallone, mentre Mazzoni viene controllato dal medico di gara, cerca la bomba e la mette dentro, e sono queste le cose che deve fare il numero 16, non le gomitate, strozza Lupi. Ed ora più 10 la formazione ospite. Vediamo come il numero 6 sistematicamente vada sull'uomo come tutti gli altri, e questa volta è forse anche sul ginocchio. Matteo lascia a Raul Giommetti il compito di... Kirlis. Precisione balistica riconfermata. Anche il secondo millimetricamente dentro. Transizione. Ancora Kirlis che si fa trovare, e chiaramente il lituano quando è attaccato reagisce, e poi c'è un margine di tollerabilità, di tolleranza, dopo il quale uno reagisce a subire colpi pesanti tutta la partita. In mezzo a due, e questa volta ben gioco Falchi da al numero 16, finta, si aiuta ancora con le braccia il numero 16, aumentano il gioco, imponente, e Berni la tripla che fa male, 60-49 la tripla che fa male. Ecco, noi vogliamo vedere giocare la gente in questa maniera,
allora chiaramente tutto facile per la formazione maglia verde del Folgore e Fucecchio. Hanno perso la tramontana, i nostri ragazzi, abbiamo visto come nel primo e nel secondo tempo, quando le azioni erano abbastanza ben congegnate, poi sono venuti fuori le provocazioni alle quali qualcuno dei nostri ragazzi ha reagito magari con altri colpi vietati. 49-60, 11 lunghezze da recuperare in 10 minuti di gioco, presumibilmente saranno un compito grave, un compito importante ma non impossibile, noi ci speriamo. Si riparte con questa rimessa in gioco di Strozzalupi. Va a cercare Berni, Carlino Provenza, transizione, Berni lascia trascorrere tutto il periodo e poi dà a Venditti, Venditti per Strozzalupi, cerca ancora la bomba, Strozzalupi, è un portento, perde il pallone, va a recuperare, dai vai. Tolti, tolti per la Gramaccia. Una 49-63 più 14. Ci crede ancora Mirko Pasquinuzzi, cerca di richiamare l'attenzione dei propri atleti per conciliarlo tra le due. Donne arbitro, va il primo con naturalezza Gramaccia dopo aver fallito uno dei due precedenti liberi, ha realizzato il primo. Va anche questo secondo. In azione Berni, Berni cerca gli schemi. Vediamo, mostra il fianco, cerca la spalla. Va sul piede, aveva toccato il piede, questa volta è il numero 20 che è stato, è Venditti che è stato penalizzato. Ancora irregolarità. Esce Venditti, subentra Vannini, 22 secondi al termine, vediamo come Kirlis dal numero 1, è chiaro che a lungo andare Kirlis possa perdere, vediamo che stavolta sono in due addirittura, ma è il numero 1 che si libera, è ancora il numero 1, Falchi. Toccato dal numero 13 Cianetti, va Kirlis. Peccato, è stata messa sulla forza, sulla aggressività, va Kirlis, lezioni di precisione balistica, 17 punti, se non altro la soddisfazione di essere il top scorer di questo turno, ancora 18. Sette secondi in più per riposare per Kirlis, c'è fa penetrazione, va ancora, va in mezzo a tre il numero 14 Vannini, perde il confronto con i tre difensori e termina 53-63, un'impresa questa della formazione aretina, si saprà superare lo scoglio.
Tutto pronto, qui si riparte 53 a 63 in favore degli avversari della Folgore Fucecchio, grazie al nostro operatore Fabio Bianchini che ci assiste tecnicamente e ci fa vedere uno spettacolo iniziato veramente nel primo e nel secondo set, veramente in maniera sfolgorante, in maniera stratosferica, con delle azioni poi, visto che il pregiato pezzo, il numero 9, Kirlis e Laurinas, dopo il primo tempo ha realizzato qualcosa come 10 punti, ha avuto un'attenzione pressoché fissa sui piedi e con i gomiti, cerca la formazione in attacco, a zona la difesa della formazione di casa, fa girare Strozzalupi, le sue due triple hanno ammazzato, è la volta di Falchi. Falchi cerca la bomba che non trova questa volta e là, ci va con il piede il numero 13, il numero 13 ci va con il piede, vediamo come la perfezione balistica di Kirlis mette Giombetti sotto il canestro, vediamo se sapranno compiere il miracolo i ragazzi aretini. Vediamo, si dispera Samuele ed è la Costa Raffaela che assegna due liberi al numero 14 Vannini, il lungo chiaramente oltre due metri, sicuramente va il primo, ci arriva quasi con i tentacoli al canestro, secondo tentativo non va, rimbalzo, vediamo Samuele Gramaccia, va Carlino Provenza da dietro a Samuele Gramaccia, vediamo il numero uno superato, peccato, ci voleva questo ingresso. Vediamo ancora il numero 6, cerca di proteggerlo il numero 14, di coprirlo dall'attenzione del direttore di gara. E vediamo che nonostante stiano vincendo sono capaci anche di falli di reazione inconsulti, sembrano falli di frustrazione come se stessero perdendo. Vediamo come questa volta il numero uno sulla su Kirlis, finta Gramaccia, ottimo, no, Raul Giommetti recupera, questa volta ce la mette Giommetti, 4 punti erosi, scivola il numero 36 Pierozzi, ma riprende prontamente, vediamo, deve aumentare velocità la nostra formazione, non deve dare respiro, la spallata ancora su Carlo, su Raul Giommetti, non va Claudio Castelli, ottimo recupero, va, cerca il numero 1, non va ancora, realizzazione di Cianetti e tiro aggiuntivo nel momento topico, nel momento determinante, il pallone perso a tre quarti campo, scivolato per terra l'avversario, non è stato recuperato dal nostro uomo, è stato il punto, tre punti realizzati, recuperati, lascia mestamente Samuele Gramaccia che comunque ha realizzato. Vediamo come il numero 4 spinga da sotto e si è entrato nella zona pitturata, Carlino Provenza, quante corse ha fatto Carlino Provenza, ottimo, Raul Giommetti, ma è stato Carlino Provenza che gli ha messo, vediamo la spallata del numero 16, Strozzalupi, piede,
va a cercare il pallone. Due tiri al numero 13. Cianetti. Dolfi. Carlino Provenzal. L'assist che ha procurato al nostro Raul Giommetti. Cianetti. Ancora un punto per il rotto della cuffia. Ha toccato tre ferri e poi è entrato nella retina. Non va, a rimbalzo, va dietro con grande intelligenza. Ma vediamo, è seguito dal numero uno. Guardate come è seguito, come un ossesso, non lo lascia respirare. Capitano Giulio Bianchi si libera molto bene. Vediamo ancora, vediamo il fallo commesso dal numero uno. Sette minuti al termine. Rimessa laterale per la formazione. Raul Giommetti si porta con Claudio Castelli. Claudio Castelli, dai e vai. Il metronomo eccezionale. Vai da Matteo Cutini. Ancora. Cerca, blocco in attacco. Sbilanciato da tre ed ora va a canestro Kirlisse, forse potrebbe riaprire la partita con questi tre liberi. Antisportivo, in fase di tiro è stato spostato letteralmente. Vai, primo con sicurezza, va a recuperare il pallone Kirlisse. 8 su 9. Va 9 su 10. Dieci su 11. Kirlisse, 6-7, 6-2. Spallata chiaramente. Possesso per la formazione ospite, 62 in vantaggio di 5 lunghezze, 6 minuti e 55, nulla di compromesso, ma deve tirar fuori il cuore. Oltre l'ostacolo deve dare tutto dal punto di vista della cerca, la bomba che arriva dal numero 8 Gazzarrini. Blocco in attacco, ma Raul Giommetti. 62-70 è stata la tripla di Gazzarrini, presumibilmente decisiva. 21 punti realizzati, ancora la magra soddisfazione di Kirlisse Laurinas. Strozzalupi sulla metà campo. In attacco, certo. Cinquantacinque. È stato sanzionato Carlino Provenza. Ancora decisione discutibile, ma dobbiamo accettare. Vannini lascia il per Venditti. Non va al primo tentativo di Gazzarrini. Va al secondo tentativo.
9 punti di vantaggio, un'esagerazione. Carlino Provenza deve provare, ce l'ha sul braccio, ce l'ha sul braccio Matteo Cutini, slalom, e vediamo in fase di tiro Matteo. Ancora Carlino Provenza, all'ora di aver commesso un fallo su Strozzalupi, lo manda alla lunetta, 62-71, 9 punti che potrebbero aumentare. E anche lui, Strozzalupi, lo fa con estrema sicurezza, 100% di realizzazione nei due precedenti tiri, alza la parabola e va anche in questa circostanza. Va Carlino Provenza fino a fondo, poi la mette dentro, va, realizza Carlino Provenza. Ritorna lo Zar in campo e ci vogliono le sue prestazioni, ci vorrebbero la metà dei punti realizzati nell'ultimo turno di campionato a Livorno contro il Brusa, 36 punti realizzati, anche se 21 non sono pochi contro una squadra coriacea, arcigna e veramente ostica quella dei Verdi di stasera di Fucecchio, che vengono da 3 vittorie consecutive contro il Carlino Provenza, aumenta il suo bagaglio di punti. In attacco le maglie verdi. Venditti lascia Strozzalupi, questa volta Strozzalupi non va. Pierozzi cerca di utilizzare i 24 secondi. Mette dentro Gazzarrini sicuramente l'asso della manica. Matteo finta e poi butta, va contro la montagna Matteo Cutini. Forse è mancato in questa partita soltanto 8 i punti realizzati dal ciclone aretino, 76-65. Fallo in attacco dei Verdi con il, vediamo, discussioni fra Strozzalupi e il numero 8 che va a cercare Gazzardini, che va a cercare Kirlis anche nel, vediamo come si lamenta della marcatura asfissiante. Per liberarsi dell'uomo deve fare finte su finte, spostamenti sul tronco, ma vediamo come viene toccato duro da Gazzarrini. Blocco in attacco, la mette dentro con eleganza eccezionale, veramente stilisticamente ciclopico, stilisticamente perfetto, ispiratissimo il nostro Kirlis. Peccato che è l'uomo da marcare dal primo minuto in poi e viene marcato sui piedi. Ancora Gazzarrini ha tirato fuori dalla sua zavorra le triple nella fase finale, chiaramente. Due nella fase iniziale, una nella centrale e due nella fase finale, sono e tre nella fase finale, oltre 6 cifre Gazzarrini, oltre che la gazzarra iniziata con il nostro atleta, c'ha nel DNA anche la tripla e quindi si bilanciano le due cose.
Blocco in acca, pick and roll di Carlino Provenza, hanno look per Claudio Castelli, non va, tocca, non va, velletario il tiro dalla fondolinea, 3.54, 67, 79, ed ora sfugge il pallone e poi strozza Lupi, cerca di superare Carlino Provenza, va metà campo per Cianetti, Cianetti a sinistra per la terra, va, vediamo come la mette dentro, con che classe Lorenzo Dotti, Lorenzo Dotti si sia giocato i due difensori, auguriamoci, 69-79, 10 punti in 3 minuti e 34, avrebbe del miracoloso, ma noi ci speriamo. Chiaramente se le marcature su Kirlis e Laurinas fossero più blande non ci sarebbero problemi alcuni di poter riagguantare i folgorini di Fucecchio, che stanno vincendo qui ad Arezzo 79-69, 10 lunghezze di vantaggio, una partita giocata molto bene, forse la percentuale di realizzazione ci è mancata. Non è stata eccessivamente alta, ma abbiamo visto come l'elemento più talentuoso, l'elemento realizzativo, Kirlis, sia stato braccato da uno sistematicamente sui piedi e dall'altro, vediamo ancora quando il pallone è distante come sia era Giommetti che è andato con le spalle a ostruire, è entrato nel cono d'ombra del numero 16 Strozzalupi. Strozzalupi alla lunetta, 80-69, non va, a rimbalzo in due Carlino Provenza, la sfugge, va fino a fondo, reverse di là, ancora dal fondo, allora gioco facile, tenere 24 secondi, allora Carlino Provenza, vediamo come Raul Giommetti si fa trovare in un fallo impietoso, e questi sono falli di frustrazione sicuramente, una partita stregata, una partita dove è bloccata la fonte del gioco, più che del gioco, della realizzazione. Arresto, va, la mette dentro con velocità, con rapidità, fulminea Vannini da sotto canestro, ed ora comincia il blocco, cerca, ottimo servizio per Lorenzo Dotti, sotto canestro, va, va Giommetti, tardiva, tardiva la reattività dei ragazzi aretini. Devono assolutamente fare fallo. Non va, rimbalzo, Raul Giommetti, va Carlino Provenza per Claudio Castelli, Carlino Provenza, ottimo, no, Raul Giommetti poteva essere il
la spinta indispensabile per continuare a sperare. Ed ora da rifare. Va, strozza Lupi, cerca dalla lunga distanza. Vediamo. Questa volta non c'è più speranza. Strozza Lupi, strozza in gola ai nostri concittadini, ai nostri atleti. La speranza, li conquistano. Il gesto del violino dei compagni di gioco per Strozza Lupi, che ha fatto, queste sono cose da vedere e da menzionare, galattiche veramente di alto con alto coefficiente di difficoltà, non il resto, non le difese sull'uomo che abbiamo visto durante il secondo, il terzo e quest'ultimo periodo. Deve vincere la classe, deve vincere l'abilità, non le scorciatoie, per cercare di realizzare, offendere in maniera, non offendere verbalmente, ma offendere come gioco. Hanno tagliato praticamente i viveri alla nostra punta, al nostro Laurias Kirlis. Nonostante tutto, 23 realizzazioni. È il top di questo incontro, che era nato sotto migliori auspici, 22-21, 38-41 in favore degli avversari, 3 punti di vantaggio, poi siamo calati di 10 punti nel terzo periodo ed ora addirittura 14 punti. Carlino Provenza cerca Matteo Cutini, non va. Tentativo. Nel 16, 71, 85, 14 lunghezza. Ed ora giustamente le nuove leve entrano in campo, i giovani 2001, Fascetto, Matteo Fascetto. Ed ora c'entra anche di fare dell'Accademia per Strozza Lupi. Berni, Berni la mette dentro, '71-87, 16 punti di vantaggio, gioiscono i verdi, i fans verdi intervenuti da Fucecchio ad incitare il loro Beniamino. Comunque correttezza del pubblico aretino a applaudire i propri ragazzi, che nonostante tutto hanno trovato una formazione dalla precisione balistica eccelsa. Vediamo, le triple sono state, e avrebbe avuto questa tripla di Fascetto in mezzo a questi colossi, 34 secondi al termine, 70-87. Anche Pertici è entrato. Il numero 6, questa volta è Dolfi, fallo di frustrazione chiaramente, ma poteva esimersi dal commettere un fallo banale. Manda a canestro Berni. Panchina ammutolita quella degli aretini, chiaramente non pensavano assolutamente, come non pensavamo noi.
hanno fatto troppo giocare. Vediamo come il numero 14 cerchi le spalle dell'avversario con il braccio indietro. Il numero 14 Vannini, sono stati innervositi sicuramente i nostri ragazzi al rimbalzo. Dotti con Kirlis, e su Kirlis 71-89. Termina questo turno stregato veramente dalla percentuale bassissima di realizzazione nei momenti di tiro, ma chiaramente l'aver saputo legare, attanagliare le gesta del nostro Kirlis e Laurinas è stato il punto di forza degli avversari, che hanno comunque in Gazzarrini, Vannini, Strozzalupi e lo stesso Falchi con Berni, chiaramente quattro bocche di fuoco indispensabili e veramente eccezionali. Noi abbiamo avuto il Kirlis e Giommetti, Raul Giommetti, superato 10 punti, poi gli altri si sono fermati, lo stesso Matteo Cutini 8 punti realizzati, 6 Dolfi, Gramaccia 6 punti, 4 Bianchi, 3 Castelli, Giommetti 12 punti. E ricevono comunque l'applauso i nostri ragazzi, una formazione giovane, una formazione che sicuramente dovrà far parlare di sé. Ed ora gioiscono i fiorentini del Tucecchio, consapevoli di aver fatto veramente un'impresa qua ad Arezzo, ma hanno messo un po' la partita nella gazzarra, come il suo Gazzarrini aveva tentato inizialmente nel terzo periodo di fare, fermato dal nostro capitano. Chiaramente finita sportivamente la partita, nulla di trascendentale, fortunatamente nulla di, ma pensavamo di fare qualcosa di meglio. Noi ci lasciamo, 71-89, termina qui la nostra ripresa, grazie all'operatore Fabio Bianchini. Ma prima di cedere la linea alla regia, sentiremo dalla viva voce dei diretti protagonisti sensazioni e commenti a caldo. A tra poco. Mirko Pasquinuzzi, ci fa veramente piacere che al suo esordio qui ad Arezzo, nonostante la sconfitta, ma la vittoria domenica scorsa a Livorno contro il Brusa, lo ha esaltato nella sua prima apparizione. Oggi purtroppo si è trovata una squadra, secondo me, la più forte del campionato sicuramente. C'ha 5 elementi che hanno superato i 15 punti e uno non ha superato i 21, quindi noi abbiamo soltanto Laurinas che ha realizzato qualcosa come 24 punti, quindi la differenza c'è sostanziale, o siamo stati poco bravi noi a segnare o troppo forti loro. Comunque un esordio non eccessivamente positivo, però ci fa piacere la sua presenza qui con noi. E che sensazione hai provato oggi? La delusione tanta da parte del pubblico, ma servono le sconfitte, anche siamo al termine del campionato, c'è la possibilità di riprendersi tranquillamente. No, sapevamo che oggi non era semplice per noi. Si è passato 2 settimane comunque a provare cose nuove, a cercare di invertire la rotta, e non tutto poteva avvenire stasera. Loro hanno, secondo me, uno dei migliori quintetti di base del campionato insieme a Prato. Loro hanno tantissimi elementi da difendere. I ragazzi non gli posso rimproverare niente, hanno dato tutto che le potevano dare dal primo secondo fino all'ultimo. Non siamo riusciti a invertire la rotta della partita nel terzo quarto e pian piano loro ci sono scappati. Dispiace il pubblico, perché ci hanno sostenuto tutta la partita, sono venuti stasera, sabato sera alle 9 prima delle feste. Ci dispiace, siamo molto rammaricati, ma non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Presidente Mauro Castelli, allora, una partita, l'aveva detto all'inizio della partita, questa è la più forte squadra, e lo si è visto veramente quando c'è 5 elementi che superano i 15 punti di realizzazione, uno addirittura più di 20,
e noi abbiamo soltanto Kirlis, e guarda caso però è stato strumentalizzato, è stato provocato sin dall'inizio, e alcune reazioni si sono viste chiare, limpide, falli di frustrazione. Ancora siamo in lotta per i play-off, che è il nostro obiettivo, dobbiamo raggiungere, e sicuramente raggiungeremo perché gli elementi ci sono, anche se hanno trovato una giornata negativa. È la formazione più forte del campionato, a mio avviso. Ma guarda, tu sai che sono molto critico su queste cose, no? Innanzitutto devo dire che i ragazzi ce l'hanno messa tutta, fisicamente ce l'hanno messa tutta. Dobbiamo ancora comunque lavorare sulla difesa, questo è quello che penso io, però oggi ci hanno provato a fare. Per i primi due quarti abbiamo tenuto botta, ricordiamoci questa cosa. Il problema è molto semplice, quando una squadra fa, non lo so, 9 su 10 da 3 nei secondi quarti, è chiaro che tu puoi essere bravo quanto vuoi, ma è impossibile vincere una partita in questo modo. Quindi onore a Fucecchio, perché veramente è, secondo me, forse la squadra più forte di tutto il campionato, secondo me anche più forte di Prato, perché poi hanno veramente dei talenti impressionanti, l'abbiamo visto in campo oggi, cioè, non puoi vincere contro una squadra che non sbaglia mai, cioè, poi magari non so se questa è stata la partita dell'anno oppure no, però purtroppo loro non hanno mai sbagliato e noi invece abbiamo sbagliato, diciamo, qualche volta in più, ma insomma abbastanza nella norma. Ecco, la cosa che invece comunque ho visto è che ce l'abbiamo comunque messa tutta fino alla fine, abbiamo cercato di combattere queste cose, però insomma, ripeto, bisogna anche essere onesti e vedere quando l'avversario è più forte. Grazie allora a Mauro Castelli per questa disamina della nostra squadra. Ci auguriamo che possa questa pausa è ripresa nell'ultimo turno di campionato con a Colle Valdelsa, e quindi che possano riprendere i nostri ragazzi e possano trovare la serenità come è stata quella iniziale con la quale si sono qualificati per la Coppa Toscana. Noi Mauro ringraziamo da questa emittente, diamo l'opportunità a questa emittente. Solamente approfitto per fare gli auguri di buon Natale a tutti quanti, a tutti i nostri sostenitori, ai nostri ragazzi, ai nostri allenatori, a tutta la città, perché insomma meno male rappresentiamo per la pallacanestro la città di Arezzo. Grazie, quello mi unisco agli auguri che ha fatto il presidente Mauro Castelli, tanto più che stasera c'è stato praticamente un abbinamento con il vino. Il vino lo utilizzeremo per brindare a fine campionato la promozione ai playoff. Quindi vediamo. Abbiamo perso la partita, ma sicuramente il campionato è lungo, sapremo riprenderci, perché i nostri ragazzi sono stati validi all'inizio del campionato e lo saranno anche in seguito. Al nostro pubblico aretino, arrivederci alle prossime partite il 13 di gennaio qui al Palasport Extra, cioè a Colle Valdelsa, e poi qui al Palasport Extra il 20 di gennaio. Il nostro pubblico, tanti auguri di buon fine anno, buon 2018 e buon inizio 2019. Arrivederci con la Scuola Basket Arezzo, con il presidente Mauro Castelli e il sottoscritto. A tutti, buon anno.